Ciao a tutti e benvenuti su PFP Vlog. Io sono Ari. E io sono Martina. E oggi vi portiamo in un posto veramente speciale. Sì, se anche voi avete paura a fare disastri, a tagliare i capelli, caspita, ai sì, vostri bimbi che si muovono ovunque, vi portiamo in un posto dove qui la soluzione c'è. Non so che cacchio devo dire. Oggi vi portiamo da Madama e Cartoon. Vai col video! Sempre partiti con bambini. Sempre solo bambini. Siamo pronte? Scusate, ma qui ci ecco, vuole abbiamo anche una panoramica, eh? Guarda, mamma, contenta, so che è finalmente contento, è contentissima, sta dimostrando. Vieni, dei film e dei giocattoli insieme era nata... È nata sempre sì, con loro, ovviamente sono bambini, quindi qualsiasi cosa per loro... Fornitissime, poi sì, era bellissima. Solo, poi abbiamo anche in prenotazione gli ultimi Catrice, come tre. Certo. Insomma... Ho visto già i pupazzi da sola. Che si chiama Madama e Cartoon? Perché di là abbiamo anche reparto donna. Quindi, come avete visto, questo video è veramente corto, anche perché c'è da dire che i ragazzi sono bravissimi e svolgono il loro mestiere veramente in poco tempo. Allora, Susie è veramente una bravissima parrucchiera, perché è lei che taglia i capelli ai bimbi, anche ai più scalmanati, segue i movimenti della testa in pochissimo tempo, riesce a fare un taglio di capelli gradevole. Ma soprattutto c'è anche Luca che d'altra parte aiuta Susie tenendo distratti i bambini con l'ausilio di video o dei giocattoli. Eh sì, si tratta veramente di un'atmosfera a misura di bambino, piacevole, dove ovviamente tutto è convogliato nel gioco e quindi i bambini non si annoiano, anche se stanno facendo qualcosa di, tra virgolette, noioso. Quali sono i pro e i contro? Ma allora, di pro c'è sicuramente la selezione di video, giochi, giocattoli che ci sono là dentro, quindi i bambini che vanno lì non si annoiano perché hanno la possibilità di scegliere fra tantissimi film. Noi personalmente abbiamo scelto, come si chiama? Oceania? Sì. Oceania, Moana in inglese, perché a Sofia piace tanto e quindi era tutta agitata. Poi quando abbiamo fatto iniziare il film si è calmata e si è fatta tagliare i capelli tranquillamente. Tanti giochi anche per la PlayStation, per i bambini che magari sono un po' più grandi, che vogliono passare il tempo lì giocando con i videogiochi, possono farlo. E per i bambini in attesa invece sono vari giocattoli sparsi tutto attorno al negozio, quindi non c'è il rischio di annoiarsi. Un'altra cosa positiva, prima non c'era, invece adesso si prende appuntamento. Sì, si prende appuntamento però a fasce orarie, quindi non so, ad esempio noi siamo andati con Anna Sofia e la cugina, hanno dato entrambe l'appuntamento alle ore 6, quindi in quella fascia delle ore 6 magari sono vari bambini e chi viene prima ovviamente viene servito prima. Anche perché chi ha bambini lo sa che è difficile rispettare un orario preciso. Esatto, e questo anche va un po' a introdurmi all'argomento di uno dei contro, nel senso che è situato nel quartiere Prati, che è un quartiere dove il parcheggio è molto difficile da trovare, quindi immaginatevi venire lì senza sapere a che ora venite serviti, è difficile, ecco perché è un pro
il fatto che abbiano inserito gli appuntamenti, ma in realtà lì vicino ci sono vari garage se proprio non si trova posto. Un altro contro può essere il prezzo, io dico può essere perché non conosco bene le tariffe degli altri parrucchieri per bambini, perché in effetti non è molto facile trovarne. Il prezzo, se non sbaglio, del taglio era di 20 euro, giusto? Sì, 20 euro senza lo shampoo. Potrebbe magari anche costare di meno un taglio per bambini, anche perché non richiede chissà quanto lavoro, anche se loro sono bravissimi, loro sono veramente bravi. La parrucchiera Susi ci sa fare anche con le forbici, oltre che con l'intrattenimento dei bimbi. E quindi che voto gli vogliamo dare? Noi diamo 4 bambini urlanti su 5. 4 bambini che sbraitano. E voi conoscete posti simili dove fanno questo servizio per i bambini prettamente, o conoscete posti che tagliano i capelli ma a un prezzo minore? Fateci sapere nei commenti, iscrivetevi, commentate, condividete la nostra esperienza con altre famiglie, con altri parenti, amici, con tutti. Esatto, fateci sapere e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao. Alla prossima! Alla prossima!